Nel mondo del nuoto, come in realtà in tutti gli sport, si vedono le metodologie più disparate, ognuno alla sua. In questo video voglio andare ad analizzare due metodologie che ultimamente hanno fatto scalpore nel mondo del nuoto e cercare di capire come noi stessi possiamo sfruttarle a nostro favore. Voglio andare a commentare l'approccio norvegese, un approccio che proviene in realtà dal mondo del triathlon, ma che viene logicamente trasferito anche nel nuoto. Un approccio che oserei descrivere come estremamente scientifico. Questo perché vengono ripresi quelli che sono degli elementi ormai cardine da anni nel mondo del ciclismo e nel mondo del running, riportati in uno sport come il nuoto, che logicamente dal punto di vista anche proprio della scienza ha dei forti limiti, semplicemente anche dettati all'ambiente in cui ci troviamo. Questo stesso approccio è seguito da due dei tre atleti più forti a livello mondiale, Christian Blumenfeld e Gustav Iden, che hanno, diciamo, dominato quello che è il panorama del triathlon nell'ultimo periodo, sia sulle distanze olimpiche che poi anche quelle Ironman. Questi atleti sono logicamente seguiti dal loro coach, che ha sempre portato avanti questa campagna, questa tipologia di approccio che viene anche mostrato senza veli all'interno di alcuni documentari presenti anche su YouTube che abbiamo logicamente visto da appassionati dello sport. E credo che possono essere sicuramente utili anche per chi non pratica minimamente triathlon, ma che magari si approccia solo e soltanto al nuoto, perché ci sono degli elementi molto importanti che possiamo assolutamente riprendere. Tra gli aspetti più comunemente usati nella parte natatoria dal gruppo di allenamento norvegese c'è sicuramente il test del lattato, uno strumento veramente indispensabile in uno sport come il nuoto per monitorare quello che è l'effettivo sforzo prodotto dal nostro organismo, molto utile proprio per andare ad indagare quelle che sono le corrette andature e le corrette velocità da sostenere all'interno dei lavori per evitare magari andare troppo veloce oppure andare troppo piano e quindi avere una massima precisione possibile all'interno di quelle che sono le richieste metaboliche date dal coach. In realtà il lattato non è certamente la novità, viene utilizzato da anni all'interno del panorama natatorio, ma uno strumento ulteriore che stanno portando all'interno del panorama è il metabolimetro VO2 Master, che viene utilizzato per valutare proprio anche il VO2 Max. In realtà, nel mondo del panorama natatorio italiano agonistico, io personalmente non l'ho mai visto utilizzare. Invece, in realtà, già nel mondo triathlon questa cosa è già più sdoganata perché viene utilizzato, per esempio, anche dalla stessa nazionale italiana di triathlon. Che cos'è il VO2 Master? È una specie proprio di maschera portatile che al termine di una ripetizione, di un lavoro o magari anche di uno stesso test, viene messa alla bocca dell'atleta proprio al momento in cui proprio tocca il bordo. Questo ci permette di andare ad analizzare, ad indagare quello che è il consumo di ossigeno. Ma la cosa che fa veramente scalpore è l'ingegneria che ci sta dietro all'approccio norvegese. Infatti si parla proprio di sviluppare in realtà anche nuovi strumenti che permettano di andare ad analizzare sempre più accuratamente quelli che sono i valori prestativi di un atleta. Questo è stato poi trasportato anche nel mondo del nuoto, creando un vero e proprio metabolimetro, quindi una sorta di quel VO2 Master di cui vi ho parlato prima, che però viene utilizzato nel momento della nuotata stessa, quindi non soltanto al termine della ripetizione quando tocco e esco fuori con la testa, ma proprio all'interno della nuotata. Diciamo una completa novità, è un prototipo da loro sviluppato che hanno applicato all'interno del centro di Tenerife, dove abbinata anche a quella che è la vasca controcorrente, la possibilità anche di fare videoanalisi, hanno svolto veramente un bel lavoro, andando a misurare quello che erano i valori degli atleti, in questo caso sia Blumenfeld che Iden, e poi anche a compararli con quelli che sono poi i dati tecnici che sono assolutamente importanti. La novità in realtà non è fare un test del VO2 Max con il metabolimetro, cosa che avviene da decenni e decenni in sport come il ciclismo
ciclismo e la corsa, ma è portare questi strumenti all'interno dell'acqua, all'interno dell'elemento proprio stesso acqua, con tutti i limiti derivanti da esso, con le strumentazioni e apparecchiature tecnologiche. Ecco che qua vi permette di capire quanti step sta facendo la tecnologia in questi ultimi anni, guidata però poi da coach che cercano di introdurre queste particolarità in uno sport che è sempre stato un po' restio logicamente anche a questi aspetti. Quindi sfruttare la tecnologia in acqua mentre si nuota, quindi misurare valori di VO2 max o tutti i valori di consumo di ossigeno mentre si nuota è veramente impressionante. Si sta parlando di scienza, di dati, analisi eccetera, ma poi la parte tecnica è fondamentale. Infatti una cosa su cui si sono basati molto nell'ultimo periodo è proprio l'approccio tecnico, il quale è stato completamente delegato per la parte natatoria ad un coach specifico. Questo fa capire quanta apertura mentale c'è da parte del loro allenatore, che in realtà guida completamente la parte di ciclismo e di corsa, ma delega la parte di nuoto, chiaramente in sincronia, però ad un altro specialista del settore. Questo ci permette di capire anche come il nuoto è uno sport un po' particolare che vive delle leggi proprie, e quindi è importante che in uno sport così ci sia una persona predisposta che conosca il settore e che appunto guidi gli atleti, magari sì coordinata da un'altra persona all'interno della pratica dello stesso. Passiamo adesso in Cina con un approccio che ha destato un po' di commenti e un po' anche di perplessità in realtà all'interno del settore, che è quello che utilizza l'attuale campione del mondo sui 100 rana, veramente un atleta formidabile che nell'ultimo anno è veramente esploso e che ci dà degli spunti in realtà di riflessione abbastanza interessanti. In primis, la cosa che ha dato maggiormente da parlare è stato il fatto che si è visto nuotare con un giubbotto simile a quello che viene utilizzato nelle palestre oppure per fare crossfit all'interno proprio della nuotata, un sovraccarico di circa 20 kg, al quale se aggiungiamo il fatto che siamo immersi in acqua, quindi anche il tessuto stesso si va a bagnare, possiamo logicamente capire quanto può andare ad impattare notevolmente all'interno della nuotata. Ecco, lui non ha alcun tipo di problema e sostanzialmente esegue delle ripetute massimali a rana proprio utilizzando questa resistenza, che se venisse utilizzata una persona comunissima banalmente andrebbe a fondo, perché è veramente un carico molto importante. Quindi se da una parte abbiamo l'approccio norvegese iperscientifico fatto di dati, analisi, grafici, macchinari, dall'altro abbiamo l'approccio cinese, che in realtà è un approccio molto più pratico, molto più magari anche invadente, un approccio che va a basarsi esclusivamente sulla forza pura, paradossalmente, chiaramente da quello che possiamo vedere in questi video. A primo acchito possono sembrare scelte quasi folli, perché se pensiamo appunto a una persona comune rischia veramente di affogare, e invece questo ci nuota rana ad una velocità veramente elevatissima. In realtà un altro video sempre riguardante lo stesso atleta è emerso, e questo diciamo è già una metodologia ormai più che sdoganata all'interno del mondo del nuoto, un allenamento contro resistenza, quindi l'atleta è legato ad un carico. La cosa curiosa è la quantità del carico che l'atleta riesce a spostare a rana. Sempre abbiamo circa quasi 100 kg che l'atleta riesce a spostare, perché oltre al recipiente d'acqua che comunemente appunto viene utilizzato, addirittura si aggiunge un compagno, un allenatore, un membro dello staff che si appende sopra e che sostanzialmente viene completamente sollevato. Ormai nel nuoto moderno, nel nuoto di vasca, nel nuoto di distanze corte, la forza ha assunto un ruolo veramente fondamentale, sia quella svolta fuori dall'acqua, quindi con tutto il potenziamento, ma poi anche quella che viene ricercata all'interno della piscina, e questi possono essere sicuramente degli espedienti che possono essere utili per un atleta però di questa caratura. L'approccio norvegese in realtà è un approccio sicuramente un pochino più improntato sulla resistenza, sulle distanze un po' più lunghe, dove chiaramente andiamo ad indagare valori come possono essere il VO2 max, la soglia, eccetera. Tutto questo chiaramente vale per quelli che sono stati gli atleti professionisti che abbiamo un po' analizzato all'interno di questo video, e queste metodologie sicuramente non sono l'ideale per persone magari amatori, adulte, che logicamente hanno anche altre
problematiche, altre necessità. Però secondo me, ecco, sono due i fili conduttori che in realtà possiamo anche noi stessi portarci a casa. In primis, se sei un triatleta, sicuramente l'aspetto di delegare completamente la parte di nuoto ad un coach specifico che magari comunica con il coach triathlon, così che si possa trovare una corretta sintonia, avere poi anche una verticalità su uno sport così particolare come il nuoto. E l'altro aspetto comune a tutte e due le discipline è sicuramente la cura dei dettagli, dei tecnicismi, il fatto di non lasciare assolutamente niente al caso. E questo credo che possa essere un mantra che valga sia per chi è un atleta professionista, ma perché no anche per un amatore, per un giovane agonista, anche se non fa questo di professione, soprattutto se effettivamente teniamo a quello che andiamo a fare, a quello che poi possono effettivamente essere i risultati o semplicemente anche essere la nostra soddisfazione personale, visti i grossi sacrifici che facciamo ogni giorno tra lavoro, impegni di famiglia e appunto lo sport stesso. Se invece vuoi iniziare un percorso di miglioramento tecnico all'interno di Swimprove e vuoi essere seguito dal nostro staff, ti invito a candidarti nel link in descrizione e magari scoprire la nostra stessa metodologia, che sicuramente è anche innovativa da questo punto di vista. Se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un bel mi piace, iscriverti al canale e magari condividere questo stesso video.